scoperto la storia, la vicenda personale di questo eroico e anticonformista De Bosis. Ma quasi per caso stavo lavorando all'epistolario tra D'Osturzo e Salvemini, siccome Lauro De Bosio in una lettera a Salvemini del 1936 scrive a D'Osturzo se gli può mandare dei ricordi di Lauro perché sta scrivendo il libro, quindi dovevo fare le note di questo libro e quindi ho cominciato a cercare chi fosse questo personaggio e mi ha immediatamente affascinato e sono diventato un cultore prima di diventare una sorta di biografo successivamente. Ecco. Che Roma è quella che lei descrive di fine anni 20 e definisce anche di inganni e lusinghe? Una Roma che rispetto alle altre grandi città dove si svolge il romanzo, cioè New York e Parigi, ha un po' lo sguardo rivolto all'indietro, cioè si cerca un po' di rinnovare i fasti dell'impero, ma a New York e a Parigi si va avanti con il cinema, con lo spettacolo, con il ruolo delle donne, con il jazz, con la musica. Quale sarà il suo prossimo lavoro? Ma sto concependo ancora l'idea di intrecciare una storia contemporanea e una ricerca di una donna che cerca notizie sul nonno scomparso nella prima guerra mondiale, quindi una storia personale che si intreccia con una scoperta che riguarda la Grande Guerra.